Let's go! Benvenuti, ovetti, nell'ultimo episodio, escludendo quelli extra, di Luigi's Mansion 2. Nello scorso episodio abbiamo fermato l'avanzata del caos paranormale e oggi affronteremo il boss finale di questo gioco, quindi Strambic. E ora, Luigi, facciamola finita. Tutti gli indizi sembrano condurre a quel misterioso portale in terrazzo. Il parascopio non riesce a individuare il frammento di luna scura da nessuna parte. Non può essere che lì. E lo stesso vale per Rebu. Deve trovarsi oltre il portale e sarà senz'altro inferocito, dato che hai catturato tutti i suoi spettri. Senza dimenticare tuo fratello Mario, Rebu deve averlo portato con sé oltre il portale. Quindi, come dicevo, è ora. Il momento della verità è arrivato. Anzi, è ora, Aroe. Ascolta, Luigi, se non dovessi tornare, sappi... Sappi che sono orgoglioso di te, figliolo. Molto orgoglioso. In bocca al Boo. L'ultimo frammento di luna scura è lì. Chissà se questa è una trappola. Ma no, dai, andiamo a prenderlo. E comincia il boss di questo mondo. Allora, attenzione alle armature. Dovete condurre entrambe le armature sul tappeto, cosa che non sono sfortunatamente riuscito a fare. Non è possibile fermare le armature, però potete farle attaccare. Poi, quando sono sul tappeto, tirate via il tappeto. Ed ecco qui che il possessore finale, il possessore con 5 corna, proverà ad attaccarvi. Inoltre lascerà una specie di residuo malefico che può colpirvi. Quindi mi raccomando, attenzione. Addio al cappotto. Ed ecco qui la fase 2. Sono adesso 3, quindi ovviamente 3 armature. Bene o male dovete stare attenti a tutte quante le armature. Le prime due correranno davvero davvero in fretta. Anche la terza, a quanto pare. Ok, vediamo se riesco a togliere il tappeto. Perfetto. Triplo possessore con 5 corna. Allora, attaccami. Vieni da paparino. Ok, attenzione mi raccomando a quei cosi. Flash fatto. E di addio al tuo pantalone. Cominciamo ora la fase 3. Ma non vedo altre armature. Adesso ne vedo una. Cominciamo l'ultima fase. Attenzione bene o male tutto quanto. Anche perché possono cadervi cose in testa. Mi raccomando, state attenti. Sì, occhio alle ombre. Provate a condurre il piede della statua sul tappeto, ovviamente. Ok. E adesso anche l'altro piede, se possibile, statua. Puoi attaccarmi, per favore.
attaccami, per favore. Se non viene qui il piede non possiamo fare nulla, quindi... Ok, tiriamo via il tappeto. E adesso l'altro tappeto. Ed ecco qui il possessore. Mi raccomando, come vi ho già detto, state attenti a quelle cose. Poi avviciniamoci. Flash. Ho detto flash. Oh no 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 no. Via 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 via. Ok. E vediamo se riesco a beccarlo. Stavo... Dannazione. Ok. Siamo leggermente lenti. Non dovrei essere così lento. Infatti mi ha anche colpito. Ma non mi faccio problemi se riesco a catturarlo con grado massimo. Boom. Ma dov'è Ribu? Poco importa. Oh. Oh. Ho-ho! Oh yeah! I did it! Strambic! Ce l'hai fatta, figliolo! Ce l'hai davvero fatta! L'ultimo frammento di luna scura! Non sarà facile, ma cercherò di tirarti fuori da quell'orribile illusione! Forza, Pixel Trasporto! È un momento cruciale! Non deludermi! Mission complete! Allora, ho preso danno, quindi 2 stelle... Oh, 3 stelle! Nice! Wow. Ora torniamo da Strambic e festeggiamo la nostra vittoria! Allora, chi abbiamo qui? Ah sì, è proprio il mio vecchio amico Luigi. O sei Baby Luigi? Non vi distingo mai. Beh, ti ricordi quella volta in cui mi hai intrappolato in un dipinto per l'eternità? È stato fantastico. Ma sai cosa? Sono evaso e ora voglio spassarmela un po'. Sì, sono stato io a frantumare la luna scura. Non è certo difficile con questa gemma che ho sulla corona. Sai, mi rende praticamente invincibile. E ora che tutti i fantasmi di Koopa Valley sono sotto il mio controllo, mi prenderò il posto che mi spetta, quello di re assoluto. Tu, quel vecchio ficcanaso e i tuoi amici farete un figurone appesi alle pareti della mia sala del trono. Ha! Comincia la battaglia finale contro Ribu e c'è stato un bug nella scena di entrata di Ribu. Esatto, di norma la sua corona dovrebbe brillare, ma non ha brillato oggi. Non importa. Allora, Ribu,
State attenti alle ombre che ci sono di queste palline strane. Conducete Rebu su una di queste ombre. E poi... flash. E giusto, devo cominciare direttamente la cattura. Ok, perfetto. Dovete semplicemente catturarlo. È un buff, dopo tutto. Anche se ha una corona quasi invincibile. Quindi, eccoci qua. Mi raccomando, occhio alle ombre. Ricordo che potete anche saltare volendo. Ma non serve. Attenzione, qui non fate nulla se non correre da Rebu. Ci sarebbero dei cuori in giro per la mappa e ci sono anche delle delle monete, insomma, per darvi un po' di rango extra. Tuttavia non ci cascate, mi raccomando. È molto probabile che il vostro pollice scivoli via e vi impedisca di andare avanti. Infatti già mi sta scivolando via e non riesco più a controllare il coso. Ok, ok, ho dovuto fermare un secondo Luigi. Ok, approfittate di questi salti per correre via. E per risistemare il pollice, ovviamente. Attenzione a tutto, anche alla sabbia, perché ovviamente la sabbia vi trolla. Se state sulla sabbia andrete più lentamente qui. Più lentamente, disse Tonks, quindi mi raccomando, occhio. E mi ha colpito, ok. Può colpirvi, non è morte istantanea, fortunatamente, ma occhio. Allora, eccoci qui, mi raccomando, andate sulla scala che sta a destra per andare più in fretta e prendere anche questo. Scendiamo, bravissimo Luigi, ok. Andate nella scala di sotto invece per prendere il coso. Quindi prima sopra e poi sotto, perché una è una scala mobile e l'altro è uno scivolo. Allora, quando Rebu carica la sua gemma, utilizzerà Tandaga, insomma, occhio, puoi per favore usare il tuo schianto a terra? Please, usa il tuo schianto a terra. Ok, occhio a non essere colpiti, mi raccomando. Farà cadere delle... ok, eccole qua. Vieni qui, guardami. E adesso... eccoti qua, vieni da paparino. Allora, fate due tiri normali. Ci sono anche rane, ve le danno apposta per recuperare punti vita. Ok, mi manca solamente una tirata. Doppia, fatto. Fase 3. La seconda fuga. Attenzione un'altra volta a non far scivolare il vostro pollice. Inoltre le statue vi attaccheranno. Già. E ora non si vede nulla. Fortunatamente, dato che sto dando un 3DS capture, riesco a vedere un po' meglio rispetto al 3DS normale. Ma nel caso, modificate la vostra luminosità prima di entrare in battaglia. Eccoci qua. Risistemiamo il pollice. Perfetto. Rimbalziamo ancora un po'. Va tutto quanto bene. Questa è una dimensione alternativa creata da Rebu. Lo devo dire perché magari qualcuno non lo sa. Eh sì, questo è ghiaccio. Fortunatamente le lapidi di ghiaccio se ne andranno via se le toccate, ma state comunque attenti. Corriamo via, non voglio prendere altro danno. Allora, via da qui, perfetto. Andiamo sopra, Luigi, Luigi, vai sopra, no! Oh. Credo ci sia un altro cuore da qualche parte, quindi nessun problema. Eccolo là, perfetto, ho recuperato un po' di vita. E adesso correte, occhio alle statue. E ce l'ho, quasi fatta. L'ultima fase della battaglia contro Rebu. Pronti a Tandaza? Esatto. Attenzione, fate colpire Rebu. Cioè, fate colpire i tasselli evitando quello dove state voi, insomma. Avete capito? Ok, non so parlare più. Però, attenzione, prima abbiamo visto i tasselli con la sabbia. Adesso vedremo altri tipi di tasselli. Oh mio Dio! Ok, perfetto. Eccoli là, quelli lì spinati. Occhio perché, indovinate un po', fanno male. Inoltre può utilizzare un altro tipo di tassello che non ha usato adesso, ma ve lo dico già da subito. Sono... ok, qua, perfetto. Sono fatti... girati. Dai, vieni qua. No. Oh no, ha evitato, ok. Sono fatti di ghiaccio, quindi attenzione. Mi ha colpito davvero? Eccolo là, allora. No, 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 no. Vieni qui. Rebu. Dai, perfetto. E assorbiamolo. Questa è l'ultima fase. Vediamo se riesco a fare una tripla. E poi mi faccio accompagnare da te, Rebu. Ok, no.
Avrei dovuto in realtà evitare, o meglio, staccare il flusso. Ma pazienza, ok, vieni qua. Guardami, guardami, perfetto. E con questo abbiamo finito il gioco. Mission complete! Mi ha fatto danno, quindi sarà 2 stelle? Ok. Perché adesso è tempo dei crediti finali!
E lo dico già da adesso, il semplice fatto che esista Luigi's Mansion 3 vuol dire che Strambic ha per sbaglio premuto il pulsante per liberare tutti quanti i Boo. Già. Comunque, vorrei farvi notare che adesso il poltercucciolo ha una specie di anellino verde sul collare, per appunto indicare che è stato adottato da Luigi, cosa molto molto carina. E abbiamo salvato tutta Koopa Valley e il mondo intero, in effetti. Quindi, questo let's play finisce qui, tranne che, come ho già detto all'inizio, per le parti extra. Dovrebbero essercene due, perché ci manca l'ultima missione extra, di aver catturato tutti quanti Boo, ovviamente, e dovrei mostrare la Torre del Caos. Spero sinceramente di riuscire a mostrarla, anche se sono da solo e non posso... non so se in effetti posso mostrare il multiplayer, però ci proverò, ok? Allora, non... posso darvi pareri a caldo sul gioco, perché questo è un let's replay. Inoltre, ovviamente, ho giocato più volte a Luigi's Mansion 2, quindi vi ridarò a freddo. È un bel gioco, ovviamente. Aggiunge nuove meccaniche che vengono anche riutilizzate in Luigi's Mansion 3, che è stato un successone per la serie, quindi nice. E adesso parliamo del fatto che, tipo, a breve comincerà il prossimo let's play. Non voglio darvi indizi se non il semplice fatto che tempo fa, poco tempo fa, mi sono scusato in anticipo perché avevo scelto il prossimo let's play dopo Luigi's Mansion 2 e mi riscuso adesso, non per il gioco in sé, ma capirete quando porterò il primo episodio, ok? Inoltre, devo dire una cosa che è successa tipo qualche episodio fa, mi sembra 3 episodi fa, si è sentito in un momento la mia voce dire "se non va bene rinarra". Per chi non lo sapesse, quando registro non so leggere nulla, quindi alcuni testi che leggo a volte in post li rileggo perché non so parlare e quindi già. Allora, abbiamo tecnicamente finito, non avrei quasi nient'altro da dire, ma il gioco dovrebbe adesso staccare e portarci al menu principale. Ci sarebbe una cosa che ora come ora non ricordo, mi sembra che il file di avventura... se raggiungete 3 stelle in ogni singola missione cambi colore, ma oltre quello non c'è una ricompensa per il 100%. Abbiamo tecnicamente già ottenuto il 100% prendendo ogni singola gemma e ogni singolo Boo. Non serve avere 3 stelle in tutte le missioni, ok? Sbloccasse qualcosa, questo lo dico come argomento generale, se il 100% sblocca qualcosa lo faccio, o meglio provo a farlo, un po' come è successo in Super Mario 3D Land eccetera. Ma come in questo caso, se non sblocca niente, se non dà insight extra, se non fa vedere niente di utile, insomma, è inutile farlo e sarebbe semplicemente io che rifaccio le stesse identiche missioni già fatte in precedenza per, non lo so, una medaglietta più bella con 3 stelline al posto di 2. Sono molto contento di non aver preso neanche una stella, quindi non aver preso neanche una medaglia di bronzo. Molto bello. E ovviamente, produttore esecutivo, all'epoca, Satoru Iwata, sempre nei nostri cuori. Quindi, io adesso vi saluto e domani cominceremo le parti extra. See you next time, baby! E ora siamo nel menu principale, vediamo se ho ragione e cambia qualcosa nell'icona, oppure no. Sì, c'è la medaglietta di Strambic sotto. E... robe. Già. Ciao!